Berardino, delegato provinciale del CONI di Salerno. Buongiorno a tutti, benvenuti. Questa è la 16ª edizione della manifestazione Sport e Valori nell'ambito dei festeggiamenti di San Matteo, organizzata dal CONI in collaborazione con l'autorità portuale, con l'arcidiocesi di Salerno e con il patrocinio della regione, della provincia e del comune di Salerno. E sicuramente è un'iniziativa che, arrivata alla 16ª edizione, ha sommato tante esperienze, si arricchisce ogni anno di più e abbiamo tantissime iniziative, abbiamo con noi le scuole, le parrocchie e le società sportive, tantissime discipline sportive come la scherma, la pallavolo, la pallacanestro, l'atletica, la ginnastica, le arti marziali, il tiro con l'arco, il badminton, beach badminton, beach volley, veramente tutti hanno aderito con gioia a questa manifestazione, ma il partner principale, l'arcidiocesi, nella persona di Claudio Guarnaccio, il direttore dell'ufficio pastorale per lo sport, che ringrazio anticipatamente e al quale chiedo veramente quella che è la sua esperienza in questa prima edizione per Claudio. Allora, grazie Claudio, e ribadisco, cioè sabato 16 aspettiamo le scuole, la mattina scuole medie e scuole superiori, sabato pomeriggio le parrocchie che verranno in tante, ma domenica abbiamo tutte le attività sportive, le gare, le società sportive, ma comunque la manifestazione è organizzata per il territorio, quindi aspettiamo tutti voi passanti, le famiglie, i giovani, i ragazzi di tutte le età per venire a giocare con noi, a divertirvi e passare una domenica diversa dalle altre. Grazie ancora. Claudio Guarnaccia, direttore dell'ufficio per la pastorale dello sport e il tempo libero dell'arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno. Grazie Paola per avermi passato la parola. Questa manifestazione Sport e Valori 2017 nell'ambito dei festeggiamenti per il Santo Patrono San Matteo è per noi dell'ufficio della pastorale dello sport e tempo libero un momento importantissimo. Quando da qualche mese fa ho preso il testimone da Don Pietro Rescigno, mio predecessore all'ufficio, il Vescovo mi chiese esplicitamente di rimettere al centro anche dell'azione pastorale delle nostre parrocchie il valore dello sport, il valore del tempo libero. Credo che questa manifestazione sposi appieno questa richiesta dell'Arcivescovo ed è assolutamente una delle nostre priorità. Si parlava poc'anzi della solitudine che i nostri giovani, i nostri ragazzi affrontano in un mondo sempre più virtuale. Noi crediamo che lo sport possa rimettere al centro le relazioni e con esse gli affetti, la crescita che deriva dall'interazione tra le persone. Ovviamente questo passa anche attraverso i conflitti, anche saper affrontare i conflitti è un elemento importantissimo che si impara praticando lo sport. Tutto ciò alla luce del Vangelo, alla luce di quelli che sono i valori che il Signore ci ha lasciati. Noi crediamo ancora che un ulteriore elemento fondamentale possa essere l'impatto sul territorio di una manifestazione come questa. Vedere centinaia di ragazzi, bambini, adulti, perché no, sacerdoti, insegnanti di scuole superiori, operatori dello sport, che insieme giocano, si relazionano, che anche competono con quella competizione sana che fa parte dello sport, possa essere un esempio importante per la società tutta, per chi ci guarderà dal vivo giocare durante i due giorni della manifestazione, che ricordo il sabato 16 e domenica 17 settembre, e anche per chi ci guarderà attraverso la televisione, grazie a voi che state documentando questo evento.